Buonasera mister. Allora, con tanti assenti è il caso di dire che forse pensare di poter fare di più questa sera al picco era obiettivamente difficile. Un tempo l'abbiamo fatto, abbiamo sfiorato tra virgolette anche l'impresa, perché siamo rimasti 0-0, abbiamo contenuto benissimo lo Spezia, potevamo anche fare qualcosina in contropiede due o tre volte, abbiamo tenuto anche il campo bene in alcuni momenti, appena ci siamo snaturati, quando non abbiamo più creduto che la palla la dovevamo tenere noi e non buttarla, non dargliela a loro, e lì la squadra ha cominciato a soffrire, come purtroppo ha dimostrato in tutte queste partite. Io continuo a dire che questa squadra deve tenere la palla, non può buttare la palla lì davanti, perché noi non possiamo giocare in quel modo. E se vogliamo continuare a fare il calcio in cui crediamo, dobbiamo fare quello, cercare di tenere noi la palla, non darla subito agli altri e trovare le nostre qualità oltre le linee lì degli avversari e fare più male in fase offensiva. Però nel secondo tempo le Grottaglie si è visto un atteggiamento un po' diverso della squadra, è subentrata forse un po' di rassegnazione, un po' di arrendevolezza. Dopo il gol sì, dopo il gol la squadra si è spenta. E purtroppo per l'ennesima volta, adesso se vado a vedere le statistiche, è che prendiamo gol dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ed è un dato che non mi sta piacendo, perché sia a Intella, sia a Crotone e oggi abbiamo preso gol nei primi 5 minuti. E allora significa che c'è qualcosa che non quadra, dobbiamo attaccare la spina, tenere la spina attaccata, soprattutto quando c'è l'intervallo, perché si vede che c'è qualcosa che stacca questa spina e non va bene, perché così rischiamo di regalare troppo agli avversari e questa cosa mi fa molto molto arrabbiare, perché non siamo noi questi, noi dobbiamo essere il Pescara, e il Pescara deve lottare sempre fino alla fine e non regalare agli altri, ma essere il Pescara e cercare di determinare sempre il gioco e tenere la palla e dominare la partita, è quello su cui stiamo lavorando. Nel finale di gara c'è stato anche l'esordio stagionale con la maglia del Pescara di Bojinov. Le Grottaglie, che giudizio ha della prova per pochi minuti del giocatore bulgaro? Ma poi lo sapevamo, no? Che aveva bisogno. Non è sembrato prontissimo ancora. No, fisicamente si sapeva, no? Ha bisogno ancora di tempo per mettersi a livello degli altri. Si sta impegnando tantissimo, si sta sacrificando, quindi siamo contenti del supporto che ci darà. È entrato, nonostante sia ancora indietro di condizione, ma si è mosso due o tre volte bene ed è stato anche pericoloso, poteva anche fare gol. Significa che lui c'è. Se c'è, e quindi noi abbiamo bisogno di lui, perché lui è uno di quegli attaccanti insieme a Pippo, insieme a Borrelli, che ci deve dare una mano per arrivare in fondo a centrare gli obiettivi. Attacco che però questa sera le Grottaglie ha fatto molta fatica a concludere verso la porta di Scuffetta. Sì, siamo stati poco pericolosi, abbiamo creduto poco nell'attaccare lo spazio e questo ci ha un po' penalizzato. Abbiamo dato un pochettino l'idea che volevamo giocare dentro, ma per andare fuori invece non abbiamo saputo sfruttare quelle imbucate che dovevamo mettere in pratica per fare male a loro. Si pensa alla gara di Benevento, Busellato, Bettella torneranno disponibili? Non si sa, questa influenza non si sa che tipo di degenza ha, e quindi aspettiamo. Crociamo le dita. Spero che non capiti come oggi, che abbiamo perso tanti giocatori prima della partita e quindi non è facile, noi abbiamo bisogno di tutti, però dai, non dobbiamo trovare alibi, ma andare avanti e continuare per gli obiettivi che abbiamo. Per chiudere, oggi ad Ascoli si è giocato a porte chiuse, questa sera al picco si è giocato a porte aperte, domenica probabilmente tutte le partite, sabato e domenica, si giocheranno a porte chiuse. È ancora calcio, si può parlare ancora di calcio, è un calcio che può appassionare ancora questo? Non lo posso. Omettendo al primo posto ovviamente la salute delle persone. Assolutamente, questa è la base di tutto, però non posso io prendere decisioni su qualcosa che non mi compete. Io sono allenatore e devo allenare i ragazzi, queste decisioni devono prenderle chi è pagato per fare questo, chi ha l'autorità per farlo. E quindi io quello che chiedo per me, nella mia vita e nella vita in generale, è che ci sia solo coerenza e basta. Poi il resto, se loro decidono di farlo, devono dare loro spiegazioni e non io.